Un Manfredonia sottotono, quello visto al Miramare contro la Rinascita Rutiglianese, che riesce a superare l'ostacolo grazie ad una doppietta di Terrone. Ma veniamo alla gara. Al terzo minuto Grumo si libera per il tiro, che viene però ribattuto da un difensore ospite. Al quinto minuto si concretizza il vantaggio bianco-celeste. Palla in aria per Terrone, che in semirovesciata mette la sfera in rete. Quindicesimo minuto, il primo ammonito della gara, è proprio il goleador del Manfredonia Terrone per fallo sul numero 10 Tal. Diciottesimo, Capitan Trotta entra in aria, ma la sua conclusione è da dimenticare. Al trentesimo Terrone segna ancora su assist di Trotta, ma l'arbitro della gara, il signor Bosiello di Molfetta, annulla per fuorigioco. 31esimo, da Diego della Rinascita Rutiglianese viene lasciato solo in aria e batte a rete, superando l'ostacolo Morgillo e depositando la palla in rete per il pareggio 1-1. 34esimo, è Perez ad avere la palla buona per tentare la via del gol, ma il suo tiro termina alto. Trentanovesimo, punizione dal limite per il Manfredonia sulla palla Trotta, che non dà il giusto giro alla palla, che termina fuori di poco. 44esimo, Grumo trova un gran tiro ma non inquadra la porta avversaria. Nei primi minuti della ripresa il Manfredonia sembra cambiare marcia, infatti al secondo minuto Trotta serve a Terrone la palla del 2-1. Sesto, Grumo mette una deliziosa palla al centro, ma il portiere Pagano è il più veloce di tutti a sventare il pericolo. Dodicesimo, punizione dal limite per la Rinascita Rutiglianese. Si incarica del tiro in gredda, palla contro la barriera e poi sui piedi di Perez, che taglia tutto il campo, entra in area avversaria, ma la sua conclusione è debole e centrale. Ventiduesimo, Vennile tira da circa 25 metri e impegna a terra Morgillo. Quarantesimo, Eletto, entrato nella ripresa, scende dalla destra e serve palla a Trotta, che viene atterrato in aria. Calcio di rigore per il Manfredonia. Sulla palla lo stesso Capitan Trotta, che però si fa parare il rigore da Pagano. Non succede più nulla. Dopo 5 minuti di recupero termina la gara. Il Manfredonia non ha disputato una bella gara quest'oggi al Miramare, però ha portato a casa 3 punti preziosi per non perdere contatto con la vetta della classifica. Infatti la capolista United Sly ha vinto la sua gara in terna contro il Norba Conversano per 5-0. Ora in classifica lo Sly ha 59 punti, mentre il Manfredonia è a 55, sempre con 4 di lunghezze di vantaggio sul Vigor Bitritto, che è a quota 51. Domenica prossima i Sipontini saranno ospiti dello Sporting Apricena, mentre lo Sly sarà di scena a Noicattaro.